Franco, io dormo. E qual è il luogo che preferisce nel quartiere? Beh, il quartiere io preferisco questo centro mio qua, perché questo per noi, questo centro è un ritrovo di tutte le persone anziane e io non volevo entrarci qua dentro. Purtroppo ci sono entrato con tutte le scarpe, perché io per dar retta a mia moglie adesso mi trovo come presidente di questo centro. Io sono 10 anni che faccio parte di questo centro anziani. Per me è un figlio. L'abbiamo tirato su noi, l'abbiamo voluto, ci siamo sacrificati e oggi ne stiamo vivendo veramente bene. È l'orgoglio nostro, diciamo, l'orgoglio del quartiere, perché nel quartiere noi non abbiamo assolutamente niente. Adesso l'unica cosa che ci abbiamo è questo centro, che dove si fanno teatro, si balla, si mangia, ci vediamo ogni tanto qualche partita anche qui la domenica. Cioè è un ritrovo per gli anziani, perché una volta senza anziani che facevano? Si aspettavano la morte sopra i cosi, sui muriccioli. Invece oggi no. Oggi vedi che queste persone qui vivono, perché Bonno vive in questo centro. Ragazzi, vogliamo approfondire questa cosa del centro, perché mi sembra molto interessante, no? Sì. Che dici, Toni? Per esempio, vogliamo chiedere al presidente Luciano che attività fanno? Io sarei molto curioso. Che attività fanno? Allora, noi qui le attività facciamo scuola di ballo, sia di gruppo che di coppia. E qui ci sono dai 50 ai 70 persone che fanno ginnastica dolce. Facciamo teatro, facciamo ballo e facciamo tante di quelle attività qua dentro, che dalla mattina alla sera, ginnastica della mente, anche quella, la ginnastica con i cani. Poi ci abbiamo 4 bambini adozione a distanza. Sono del Tibet, noi sono i nostri figli, e guai chi li tocca quelli. Io ti posso dire pure un'altra cosa, che io a Natale, di 2 anni fa, io a Natale l'ho fatto qua dentro, insieme con i barboni, insieme con i ragazzi handicappati. Io ho fatto Natale qua dentro, e casa, io a casa stavano mangiando i miei figli, le mie nuore, i bambini, io stavo qui insieme con loro. Ho fatto Natale insieme con i barboni. Hai fatto bene. È bello, è stata una cosa che io, per me mi è rimasta nel cervello e non me la posso mai dimenticare. E io non ho toccato niente qua, io vedevo quelli che mangiavano, io mi mettevo da una parte e piangevo. Purtroppo il cuore mio è quello, io più di quello non posso fare. A me mi piacerebbe fare amicizia con i ragazzi Down. E noi ce l'abbiamo. Io adesso parto insieme con Marcello e andiamo a vedere 3 alberghi per loro. Perché prima che vanno loro, ci andiamo noi a vedere le strutture come sono. E poi decidiamo in merito come fare per andare in quei posti. Con 4 soldi loro ci vanno, tranquillamente. E noi siamo l'orgoglio nostro quelli. Sono i nostri figliocci, e guai chi ci tocca. E poi, non ho capito, che cambia tra questi e quell'altra persona? Questi ci hanno dato una lezione di vita. Sì, ragazzi, ci hanno dato una lezione di vita. A ricordare. In che senso dice che ci hanno dato una lezione di vita? Ci hanno dato una lezione di vita perché tu guarda con la loro sofferenza, guarda come sono tutti felici e contenti, allegri. Veramente, veramente ci hanno dato proprio una cosa incredibile. È da stare dentro per saperle certe cose. Io non lo sapevo, però ci sono entrato dentro e ne sono molto orgoglioso. Io quando parlo di queste cose mi emoziono con una certa facilità, perché certo. Penso a quelle persone, quelle che stanno soffrendo, no?
E noi egoisti tutto dovuto, che bisogna pure guardare tante volte anche dietro quello che ci porta là dietro. Guardiamo sempre avanti, ma dietro non ci guardiamo mai. Che li abita qui dal 41, sì. Ha detto, no? Volevo chiederle come è cambiato il quartiere in tutti questi anni. Beh, il quartiere è cambiato parecchio comunque. Dal 41 a oggi, al 2014, c'è avuto un cambiamento veramente radicale. Anche perché nel quarticciolo era come un paese dove una volta nelle scale si lasciavano le chiavi a toppa. E allora, che hai preparato te da mangiare? Oh, io ho così pazzi e fagioli. Senti, facciamo lo scambio, te do questo, tu mi dai i spaghetti. Si metteva, si mangiava tutti insieme e era tutta una famiglia. Oggi, con l'evento delle nuove leve, perché diciamo le nuove leve, nuovi ragazzi, nuovi sposini, giustamente chiudono tutto. Una volta ti serviva un pezzo di cipolla, bussavi, Sora Maria, mi date un pezzo di cipolla, ecco te un pezzo di cipolla, a te che ti serve quello, ecco te quello. Oggi non esiste più, oggi si chiudono nelle case e chi vuol Cristo se lo prega, diciamo, no? E poi questo è nato come quartiere dormitorio, perché questo era un quartiere dormitorio fatto dal Duce. Anche se qua dentro il Duce non c'è mai entrato, perché qua dentro c'è tutto, gli danno fuoco se verrebbe qua dentro. Questa è tutta una mentalità tutta differente di quella che la portavano loro, però l'ha fatta lui questa. Se strutture qui, quelle vecchie strutture, le ha fatte tutte quante lui. Erano case dormitorio. Qua dentro, dentro queste case qui, ci dormivano 3-4 famiglie dentro due camere, perché sì. Stiamo ritornando però qui ai tempi, perché i figli oggi non gliela fanno più a pagare le pigioni, a ritornano dai genitori, o si separano, oppure non gliela fanno più a pagare queste pigioni che sono alte. Ma se uno va a prendere 1200-1300 euro al mese, ma te posso dare 700 euro al mese di pigioni? E qui però la gente è differente, è cambiata proprio la mentalità, radicalmente è cambiata, diciamo, capito? Oggi te lo sto dicendo, nel pieno stesso piano, neanche te conosci tra famiglie, te conosci perché non c'è più quella familiarità che c'era una volta. Thank you.